di basket, siamo con il nostro caro buon amico Jerry De Rosa di Fox Sports. Jerry, volevo chiederti innanzitutto due impressioni sulle due semifinali che sono state ieri sera, con ancora l'Olimpia Cross del Reto Spagnolis che riesce a passare il turno e arrivare alla finale, e poi la seconda finale con una vittoria un pochettino più rotonda, diciamo, del Real Madrid e del Fenerbahce, che comunque era un avversario più che temibile. Sì, non c'è dubbio, ha avuto la dimostrazione per quanto riguarda la seconda semifinale che farà forse un'altra cosa. Il Fenerbahce vincono i campioni, i giocatori che hanno visto tanto la loro carriera, ma solo Zizis e Besini, diciamo così, parzialmente con Partizan, ha giocato una fase di fuoco. Gli altri no, e questo si è visto per gran parte della partita, soprattutto nel secondo quarto, quando sono entrati i tornati. Si è visto anche quando la partita è diventata molto fisica, che aveva provocato prima spesso con diversi giocatori, e non si voleva fare scuola, diciamo, di vita, oltre che di basket, di Ielitsa, togliendo dalla partita, facendo vedere tutti i colori, giocando una grande partita. E secondo me la differenza principale è stata questa, oltre che fantastico secondo quarto del Madrid, che ha giocato 10 minuti stellati. Per quanto riguarda la prima, scusa che ti dico, Spanulis non finisce più di sorprendere, ogni volta aggiorna il dato delle sue cose sensazionali, c'è una cosa che non l'ho mai vista, 0 su 11 per 37 minuti, 4 su 4, quindi 3 quando la partita conta e fa vincere la sua squadra, e dimostra di essere una volta bestia per chiunque, sinceramente, questo è come una finale fare fatica a farlo, l'idea è ovviamente la Madrid, ma comunque cosa non si può restare tanto. A proposito della finale, quanto conterà il fatto che è la terza finale per il Real Madrid, e insomma è inutile dire che è l'incubo dell'altra, insomma del finale, sempre con l'Olympiacos, potrebbe, secondo te, quanto può incidere sulla testa dei giocatori, sulla preparazione della partita, probabilmente anche su queste ore? Infatti devo dire che la semifinale secondo me ha tolto un po' di pressione addosso al Real Madrid, è vero che anche l'anno scorso ha vinto facilmente la semifinale, molto la sacrificio del Barcellona, poi ha perso incredibilmente la finale, tutto può succedere, siamo alla Final Four e siamo alla finale di Eurolega, però è vero che l'esperienza anche di sconfitte aiuta a essere forti, a Madrid sa molto bene, avete visto anche la semifinale dell'Olympiacos, che contro i greci devi giocare fino all'ultimo secondo, anche se sei avanti per i greci. Non credo che commettano l'errore del CSK che ha fatto ieri, perché comunque per una rimonta con l'Olympiacos ci vuole un po' di collaborazione anche dell'avversario, e soprattutto credo che ci saranno, spero, tutte simulazioni o cose che possano innervosire l'avversario, perché se ci sono i nervositi e sono usciti dalla partita, se come lo fai con Spanulis e Frintesi ti fai arrabbiare e ti ammazzi. Invece, prima hai citato Nocioni, ma in un certo senso era un grande atteso, nel senso che non è probabilmente uno di quelli che ha più minuti con il Real Madrid, ma ieri ha giocato dei grandi minuti di qualità e intensità, forse come dicevi prima, la questione del nervosismo, è riuscito insomma a provocare, secondo te riuscirà insomma domani a fare una prestazione simile a quella di ieri sera, oppure dici che si cercherà di ridimensionarsi? No, secondo me giocherà addirittura meglio, almeno nelle sue intenzioni, 35 anni, quasi 36, e dalla prima Final Four della sua carriera. L'Eurolega non l'ha mai vinta, ha l'entusiasmo di un ragazzino e ha voglia subito di dimostrare ai più giovani, come Bielizza, quello che è successo nel playoff contro Savic, quelli sui pari di ruolo più giovani, vuole dimostrare che è stato sempre un grande vincente, come è stato con la nazionale, come è stato anche a Vittorio da tanti anni, e secondo me credo che mi parli la partita domani come la più importante della sua carriera, e me lo aspetto ancora da altri livelli, nella semifinale è stato bello. Adrian, Diego, guarda, ma libri, anche la totalmente la partita, soprattutto dal punto di vista militare, direi che è partito bene la seconda parte. Grazie Jerry, buona finale. Grazie a voi.